Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Oggi Clash Royale. Sono Lega 6, la stagione è iniziata da un po' ed è da un altrettanto po' che non ci vediamo. Hanno aggiornato un sacco di cose. Ho saltato, se non sbaglio, 1 o 2 stagioni che non vi ho portato qui su YouTube. Ed è parecchio, onestamente. Il negozio stagionale, qui ho già riscattato il frammento, ho già riscattato un altro frammento, quello degli scheletrini, se non sbaglio. Il mio deck è questo qui. Sono riuscito a, cioè, come prima carta Evo, ho riscattato la pirotecnica, che secondo me è rottissima. Incredibile la pirotecnica. La stagione scorsa sono arrivato a campione, fatemi ricordare, campione Royale, no, campione grandioso, se non sbaglio. Sono arrivato a campione grandioso, quasi campione Royale. Vabbè, non ci pensiamo, comunque questa stagione non penso di fare come la stagione scorsa, perché non lo so, già non riesco a trovarmi. Non lo so, da quando è iniziata la stagione. Stavo giocando con. Fatemi vedere questo deck qui. Con Le Golem. Adesso non so se riesco a trovarlo. Eccolo qui. Giocavo con questo E Golem. Sempre pirotecnica evoluta. Ma purtroppo non mi è andata tanto bene questa stagione. Mentre in quella passata veramente distruggevo quasi tutti. Tant'è che sono arrivato a campione grandioso. Mi sa che è il tempo. Nel frattempo abbasso un po'. Dovrebbe sentirsi. Ah, non si sente se abbasso. Niente, però. Ok, ecco qua. Così dovreste sentire bene. Spero non sia troppo elevato il volume. Nel frattempo ho perso già un paio di giocate, ma questo non ci interessa più di tanto. Ci siamo attivati la torre e questo ci va benissimo. Ho perso un po' di elisir. Ecco qua. Ho fatto nuove impostazioni su OBS, quindi mi sono ritrovato leggermente impreparato. Spero che l'audio vada bene, casomai fatemelo sapere qui sotto nei commenti come sempre. E allora, qui direi di partire. Ok, pensavo avesse brutta giocata da parte sua, un minatore buttato così. Non lo so. C'ha una sorpresina perché sta caricando l'attacco, sta caricando qualcosa di, non dico pesante, però. Sta caricando qualcosa. Ok. Perfetto, noi abbiamo fatto un bel po' di danni. Lui ci ha appena sfiorati. Ma questo è solo l'inizio. È molto lenta come partita, ci stiamo ancora studiando. Lui adesso mi butta un minatore qui. Ok. Non è stata brutta la sua giocata, però. Io adesso gli riparto per bene. Adesso gli riparto per bene. Dai domatore, proteggila, difendila. Ok, va benissimo così. Va benissimo così, lui ha sprecato tanto. Io gli ho fatto un bel po' di danni, lui ha sprecato tanto. Ok, ci siamo. Abbiamo capito qual è la sua win condition. La mongolfiera io la soffro e non poco. La mongolfiera io la soffro e non poco, soprattutto se mi lancia uno stregone del genere. Uno stregone del genere. Lui ha le frecce, le ha missate per farvi capire quanto sia forte. Ok. Questo vi fa capire quanto sia forte. Io devo sprecare la trunco. La devo leggermente buttare. So che lui ha gli scheletrini per dopo, quindi evito di attaccare. No, li ho buttati adesso gli scheletrini. È stata una bella giocata da parte sua. È stata una bella giocata da parte sua. Dai, dai. Ok, non c'è stato. Non c'è stato attacco da parte sua, ma da parte mia sì. Gli abbiamo frizzato la mongolfiera un po'. Per molta fortuna. E qui mi sa che abbiamo vinto. Avevo anche predictato gli scheletrini. Partita molto lenta, vi devo dire la verità, ma non mi ha creato particolari difficoltà. Abbiamo raggiunto anche il gradino d'oro nella Lega 6 e direi di partire subito con un'altra partita, immediatamente. Sperando che siano tutte così. Magari un po' bruttine da vedere per voi, ma voglio dire, una vittoria è sempre una vittoria.
Buona la sua giocata, mi fa male perché quel coso mi ha preso anche il moschettiere, che comunque due botte gliel'ha date. Nessuno mi vieta di utilizzare una tronco per evitare di prendere qualche danno un po' più, diciamo, meno cheap, mettiamolo così, di quello che gli ho fatto io. Ok. Io di solito vado qui con una pirotecnica per fare un po' di danno alla torre e un po' di danno alla strega. Ok, lui il tank l'ha buttato adesso. Sapete che c'è? Facciamo così. Ok. Ok, non è male, non è male. Non è male la situazione. Ok, ci ha fatto qualcosina di danno, ma si poteva mettere molto peggio per noi. Ok. Vado con questa. Che se subisce danni a me non interessa. Sinceramente a me non interessa. Adesso voglio togliermi questo. Come ha fatto a prendere tutti e tre direttamente? Vabbè, mi ha fatto un bel po' di danni. Ok, c'ha anche gli scheletrini. È counter. È counter questo tizio. Questo tizio è counter. Per fortuna le nostre torri sono ancora. Hanno dei danni equi. Da una parte e dall'altra. Devo giocarmi bene questa. Questa me la devo giocare per bene. Questa mi salverà le chiappe in questa partita. Se riuscissi a giocarmela bene. Ok. Giochiamo un po' con la geometria. Vediamo un po' con la geometria. La strega non è un problema. Se n'è andata. Io qui vado in predict. No, non è stupido. Purtroppo non è stupido. Purtroppo non è stupido. Ok. Frizza. Ok, nessun danno. Tolto. Bene così, bene così. Lui l'ha sprecato questo. Lui l'ha sprecato questo. Allora, il congelino potevo anche non buttarlo. Non è vero, scherzavo. È stato relativamente utile. La tronco l'ho buttata. Lui non si aspetta adesso questa giocata. Ok, perfetto, perfetto. Vai un'altra botta. E anche questa è vinta 2 su 2. 2 su 2. Non voglio giocare la terza, ragazzi. Sto per piangere, ma è doveroso, dai. Raggiungiamo almeno i 10 minuti di video per dare un contenuto un po' più ciotto in questi giorni di vacanza. Non so quando uscirà questo video, ma sto registrando poco dopo Ferragosto. Andiamo subito con un domatore perché altrimenti. Avrei dovuto aspettare. Non butto la tronco per non dargli questo indizio a lui. Non voglio rivelare subito tutte le mie carte. Ok, cannone qui che ci sta. Va bene, va bene. Va bene. Due colpi di scheletrini sotto torre. Non mi fanno paura. E noi andiamo subito col domatore perché l'elisir ce l'abbiamo. Lui ha caricato da dietro. La tronco non ha colpito il domatore. Ok. Quello è bruttino. Ci fa male. Ah, peccato. Un'altra hit. Ci sarebbe stata comoda. Un'altra hit. Ci avrebbe fatto comodo. Ok, ha sprecato una fireball perché sinceramente non serviva. Noi andiamo con la nostra combo di nuovo. Ok. Dovevo anticiparmi un po' prima con la tronco, sinceramente. Dovevo anticiparmi prima con la tronco, Vabbè, non fa niente, non fa niente. La difesa ce l'abbiamo, il cannone 2 hit gliele butta, anche 3. Questo è l'importante. Questo è l'importante, li puliamo tutto. Magari avrei dovuto buttare congelino e domatore, ma sinceramente così non mi dispiace. Ok, lui si attiva torre, che è giustissimo. È giustissimo, ma gli facciamo comunque una hit con la pirotecnica. Al prossimo giro abbiamo pirotecnica evoluta. Sulla parte di sinistra lui ci ha fatto più danni, quindi potrebbe
attaccarci lì. Io metto così un moschettiere che magari me lo sbaglia. No, non ha sbagliato il pescatore. Però comunque effettivamente lui è andato dall'altra parte. Qui la situazione si fa un po' dura. Qui la situazione si fa leggermente dura. Devo resistere. Devo resistere. Pirotecnica evoluta che ci fa bene perché lì il gigante royale è caduto. Qui possiamo farcela con una pirotecnica ben assestata. Ok, no, il domatore non è andato perché lui ha difeso ma ha speso tanto. Ha difeso ma ha speso tanto. Ok, sì, butto, butto. Vai, vai. Lui continua a farci danni su quella torre. Con una fireball ci ha tolto. È bravo anche a lanciare fireball perché ci ha tolto lì la pirotecnica. Purtroppo io non posso portare sempre avanti una cosa del genere perché lui col pescatore il domatore me lo fa fuori. Solo che qui è sbagliato. Si può dire che è sbagliato qui. E ho sbagliato anche io, no? Perfetto. Lui adesso mi butterà la fireball lì, sì, lo so. Però nel frattempo il gigante royale l'abbiamo tolto per poco. La pirotecnica lì non riusciva a scappare. Per pochissimo. Ok. Dagli una hit, perfetto. E lì ha lasciato andare il moschettiere, però. Ok. Sì. Buttiamo via con questa. È stato bravo perché il pescatore qui mi ha fatto leggermente male. Devo dire la verità. Mi ha preso il domatore, che morirà tra poco. A livello di danni siamo avanti noi, assolutamente. Però dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione qui. Ok, Lemure subito, instant. Qui mi conviene andare di così. Ok, ha missato la pirotecnica evoluta. Il moschettiere va, il domatore va, il moschettiere va. La pirotecnica evoluta! L'ultimo colpo è suo. E nei supplementari, a 35 secondi alla fine, riusciamo a portarci a casa 3 vittorie su 3. Ecco qua, andiamo a ritirare anche un po' di premi. Passe stagionale, come siamo messi col passe stagionale? Sono livello 81, non c'è male, non c'è male. Anzi no. Scherzavo, livello 83. Non acquisto il pass, anche se shoppare il pass, quello diciamo maggiore, di maggior livello. Questo qua da 15 euro. Secondo me il pass diamante è l'unico acquisto sensato che si potrebbe fare su questo gioco. Perché andando a vedere le ricompense, oltre a darci anche. Adesso non li vedo. Comunque i frammenti. Da qualche parte c'erano i frammenti, avevo visto. Ditemelo voi nei commenti se ci sono anche i frammenti. Però mi pare di sì. Comunque, l'unico pass sensato da acquistare, l'unico acquisto sensato da fare su questo videogioco al momento è il pass stagionale diamante. Amici, è stato un piacere giocare con voi. 3 partite su 3, 3 vittorie su 3. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, amici!